Avanti. Shepard, c'è una cosa che dovresti sapere. D'accordo. È un brutto momento. Stavo solo pensando agli amici che questa guerra ci ha portato via. La colpa è dei razziatori, non certo tua. Hai in mente qualcuno in particolare? Kaidan. Su Virmair si sacrificò per darci un'opportunità contro la Sovereign. E di fronte a questa guerra penserebbe di essere morto inutilmente. Sai che Kaidan non l'avrebbe mai pensato. Sì, una ragione in più per sentire la sua mancanza. Non avevi qualcosa da dirmi? Il consigliere Salarian ha un problema urgente. Fammi indovinare, ha chiamato la sala comunicazioni? Forse il consiglio sta seriamente prendendo in considerazione il crucibolo. Ci vediamo giù. Comandante, c'è qualcosa di cui dovremmo discutere, se ha finito di riscrivere la storia. Ho preso la mia decisione, consigliere. Ormai non si può più fare molto. Già, e presto avremo miliardi di altri Krogan nella galassia. È un bene che in passato mi abbia salvato la vita, Shepard, altrimenti... beh... Sono preoccupato per il rappresentante dell'umanità, il consigliere Udina. I miei agenti hanno scoperto che sta utilizzando la propria autorità per spostare grosse somme di denaro. Per quale scopo, non lo sappiamo. Se Udina è corrotto, è meglio venirne a capo al più presto. Concordo. Venga alla cittadella. Esamineremo le prove e ne discuteremo in privato. Valern, chiudo. Comandante, l'ammiraglio Hackett è in contatto video. Comandante Shepard, c'è qualcosa di cui vuoi parlarmi? Qual è il nostro stato di reattività, ammiraglio? Sarò onesto, Shepard. Stiamo affondando. Le cose non vanno bene in molti settori. Dobbiamo aumentare il ritmo e iniziare a vincere, altrimenti non finirà bene per il genere umano e nemmeno per le altre specie. E per quanto riguarda l'aiuto extra che abbiamo recuperato? I Krogan e i Turian sono stati di grande aiuto. La presenza di Urdnot Rex è un vantaggio per noi. E la Krogan femmina che hai salvato sta recuperando aiuti dagli altri clan. Sono felice che tu abbia disinnescato la bomba su Duchanka. Avremmo potuto perdere il supporto dei Krogan. In questo modo abbiamo recuperato delle truppe Turian. Lieto di sentirlo. E i Salarian? Buone notizie. Stiamo ottenendo dei canali con squadre d'assalto SOS. Hanno promesso di aiutarci. Anche dopo aver curato la genofagia? Le nostre informazioni ci suggeriscono che ci sono delle rotture tra i militari e i politici. I ragazzi dell'SOS sanno tutto. Non metteranno in pericolo l'intera Unione Salarian solo perché la Dalatras non l'ha avuta vinta. Novità su Irakni? Non ci avrei mai creduto, ma Irakni ci stanno aiutando a costruire il crucibolo. Mi prendi in giro. Pare che abbiano la capacità di sviluppare armi di distruzione di massa. A pensarci bene, credo che dovrebbero conoscere un paio di cose su come intraprendere una guerra galattica. Nessun problema con loro. A parte terrorizzare i nostri ingegneri, no. Non si parla molto da quelle parti. Non si sa niente dei mercenari di Arya. Arya T'Lok. Qualcuno con cui non avrei mai immaginato si potesse finire a letto. Il branco sanguinario sarà utile e violento. Soprattutto con i Vorcia, dicono. Abbiamo fatto buon uso dei Sole Blu. Le informazioni dicono che Darnar Vosk sta radunando i suoi uomini e si preparano a combattere.
Le Eclipse stanno fornendo truppe e mech. Quando troveremo il punto debole dei razziatori, ci aiuteranno a colpirlo. Non voglio sapere come abbiamo ottenuto l'aiuto di Aria, ma qualunque cosa tu abbia fatto, ha funzionato. Cosa stanno facendo le altre specie per contrastare i razziatori? Che tu ci creda o no, pare che i Turian e i Krogan vadano d'accordo. Urdunat Vrex ha schierato le truppe e stanno dando un momento di pausa ai razziatori. I Salarian hanno ancora da fare su Surkesh, ma cominciano a sentire il fiato dei razziatori sul collo. E le Asari? Cominciano a tremare. I razziatori e la loro fame di conquista si muovono velocemente verso Tessia. Quindi stanno abbandonando Parnak, la terra natale degli Yag. Ma è comprensibile. Gli Yag hanno i denti. Se perdiamo la guerra, potrebbero ripresentarsi al prossimo ciclo. È facile dimenticarsi che i razziatori non distruggono ogni specie. Solo quelle che rappresentano una minaccia. Nulla sui Volus e gli Elgor. I Turian e i Krogan hanno mandato forze in supporto su Airun, il pianeta dei Volus. Potrebbe non essere sufficiente, ma almeno i razziatori verranno rallentati con una battaglia a terra. Gli Elkor stanno ancora combattendo, ma le nostre stime dicono che i razziatori invaderanno il territorio molto presto. Che ne è stato dei Batarian? Non avevano possibilità. Colpiti dai razziatori appena fuori dal cancello. E senza alleati da chiamare. Credo che i Batarian passeranno alla storia. Sappiamo nulla dei Quarian o dei Geth? Qualcosa si sta muovendo nelle vicinanze dei confini Geth, ma le nostre informazioni sono parziali. Le notizie arrivano a fatica con il peggiorare della situazione. Nient'altro, signore. Tienimi aggiornato. Hackett, chiudo.